Strada facendo faremo un anno completamente inutile. Strada facendo, che dubbles. Buongiorno amici dello zoccolo duro. Buongiorno, buongiorno, buongiorno. E quindi ce ne andiamo fuori dalla UEFA? Ce ne andiamo fuori senza fare l'Europa League? Ci ha mandato un vocale il tipo della UEFA. Ci ha mandato un vocale sul telefono, proprio sul telefono, che diceva: te ne vai o no? Te ne vai sì o no? Lo stesso modo ci ha mandato lo stesso messaggio Cairo, proprio perché ha detto: cazzo, il Torino lo voglio far andare in Europa League. Siccome sul campo non ci sono riuscito, no? Allora voglio far andare il Torino in Europa League. E ci ha mandato un vocale anche Cairo e diceva sempre la stessa cosa: te ne vai o no? Te ne vai sì o no? Se non te ne vai. Mamma mia, che dubbles! Cosa ne penso? Siccome mi avete chiesto da ieri che mi arrivano i messaggi. Cosa ne pensi dell'Europa League? Che stiamo fuori dalle coppe? È meglio, è peggio, di qua, di là, di su, di giù, destra e sinistra? Allora, vi dico la mia. Partiamo dal presupposto che, come sempre, partiamo dal presupposto che io ci tengo in modo particolare all'Europa League, perché è l'unica coppa che noi non abbiamo. Questa Coppa delle Fiere, dove l'Inter è padrona proprio della Coppa delle Fiere, no? E noi invece non ne abbiamo, perché abbiamo puntato ovviamente alla Champions. Quindi, per quelli che mi dicono: quella è una coppa dei poveri, però voi siete quelli che ne hanno di più, quindi siete i poveri della coppa. Detto questo, io ci tengo molto, anche perché nel nostro momento attuale non è che possiamo puntare alla Champions, quindi dovremmo almeno puntare all'Europa League. Cioè, la Juventus, se negli ultimi 20 anni, invece di fare inutilmente la Champions e fare figuracce, avesse fatto l'Europa League, a quest'ora aveva una bacheca che almeno potevi guardare qualcosa. Cioè, non è che c'avevi solo i quadri e gli scudetti, almeno guardavi qualche coppa anche. E invece hanno voluto fare la Champions inutilmente. Quindi, tolte queste frecciatine, perché ragazzi oggi ci buttano fuori dalla UEFA probabilmente, di conseguenza un po' di frecce tipo Robin Hood le devo tirare, se no veramente mi accoltello. Già ho sentito parlare di Diawara, quindi già mi sto accoltellando sentendo Diawara. Figuriamoci, mo che siamo pure fuori dalle coppe. Quindi, detto questo, che io ci tengo moltissimo all'Europa League, io non avrei mai rinunciato a farla, anche perché il fair play finanziario è una barzelletta totale e verrà assolutamente tolto nel più breve tempo possibile, o comunque modificato ampiamente. Basta solo pensare che chi ha proposto il financial fair play è stato arrestato per corruzione, arrestato il grande bianconero Platini, arrestato. Quindi già solo questo vi fa capire che cos'è il financial fair play, una emerita pagliacciata colossale. Quindi, siccome secondo me verrà tolto, modificato, cambiato eccetera, perdere un anno non ha senso, non ha senso perdere un anno in questa ottica per me non ha senso, quindi non sarò mai d'accordo, perché secondo me è una pagliacciata e io sono un rivoluzionario complottista, di conseguenza per me bisogna fare la guerra alla UEFA e non patteggiare niente, non bisogna patteggiare, non si patteggia con i corrotti, non si patteggia con la concorrenza sleale, non si patteggia su chi mette delle regole per rubare, non si può dire rubare in un video, vabbè, faccio finta che non l'ho detto, è una barzelletta, tanto chi mi deve denunciare a me, mica faccio il magistrato. Però nel senso, non si può fare delle leggi per la concorrenza sleale, non faccio degli esempi qua in Italia, però è un po', vabbè, lasciamo perdere la politica economica. Quindi secondo me bisogna fare la guerra e non patteggiare. Nell'ottica di chi invece, quelli che sono ligi alle regole, ligi grigi, quelli che proprio gli danno le regole
e loro non si muovono dalla regola, proprio rimangono lì. Gli dicono: tu devi stare in questo quadrato qua, e loro stanno lì nel quadrato, proprio non toccano il pericolo, c'è la regola, devono stare lì proprio. Non è che hanno un cervello pensante loro, no, devono solo rispettare le regole. Ecco, per quelli che sono invece ligi, in realtà è un vantaggio per il Milan fare sta roba qua, se vogliamo stare nelle regole. Che nessuno sta nelle regole, però noi dobbiamo stare nelle regole, no? C'è gente che fa 25 milioni con giovani sconosciuti, infortunati alla cartilagine, gente che fa delle sponsorizzazioni fittizie. Se vogliamo stare nelle regole, è un vantaggio per il Milan, perché praticamente tu ti bypassi tutta la parte giargiana, tutta la parte dei cinesi, Fassone, Mirabelli, la bypassi tutta, e fai solo il bilancio a break even dal primo anno di Elliott per 4 anni fino al 2022, che comunque non è che possiamo spendere e espandere, perché anche Elliott non è che è arrivato e non ha speso niente, anche l'anno scorso, Laxalti, Higuain, Paquetá, Piontek, cioè non è che non abbiamo speso, però abbiamo comunque un'elasticità e un margine dove non è che siamo proprio in ristrettezze, possiamo muoverci un po', bypassiamo tutti i 200 milioni spesi del Giargiana, che non è poco. E abbiamo il break even nel 2022, dove poi ci sarà anche il mondialito, come vi ho sempre detto, che risolleverà tutte le finanze, eccetera. Quindi da questo punto di vista è un vantaggio per chi vuole stare nelle regole, per quelli che vogliono stare nelle regole. Per come la vedo io, non serve a nudo. Seconda cosa importante, fondamentale, importantissima, perché tu oggi, cara società, questo è rivolto proprio alla società, soprattutto al pelatone sudafricano Gazzo Gazzidis. Se tu oggi, ascoltami bene, pelato, ascoltami bene. Se tu oggi mi vieni a dire che a causa del financial fair play, per poter entrare un anno in più, noi dobbiamo rinunciare alle coppe, bla 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 bla, tu hai tre modi per stare dentro il financial fair play. 1, la guerra, vabbè, quello lo lasciamo stare. 2, devi fare le sponsorizzazioni. Sei arrivato per quello, ti hanno preso perché tu sei il re delle sponsorizzazioni. In un anno che sei qua, non ne hai portata nemmeno una. Quindi non venirmi a dire che abbiamo un anno in più per andare a break even, così allora, se tu non porti le sponsorizzazioni, cosa me ne faccio che c'ho un anno in più? Tutto quest'anno cosa hai fatto? Se tu quest'anno avessi portato un po' di sponsor, il fatturato si alzava, e quindi mi viene a dire: no, abbiamo bisogno di un anno in più perché comunque stiamo lavorando in maniera da alzare i fatturati e stare dentro le regole. Io non starei in queste regole finte di concorrenza sleale. Però se vuoi stare dentro le regole, devi fare con le regole le cose fatte bene. Perché se tu non fai, mi dici: no, dobbiamo avere un anno in più, e poi non fai le sponsorizzazioni, è un anno perso. Non è un anno in più, è un anno buttato, un anno perso. Quindi se non dovessimo fare l'Europa League, io voglio sentire da oggi fino a fine anno una sponsorizzazione ogni 2 giorni. Devono arrivare sponsor a flotte, come con le cicogne. Proprio è arrivata la cicogna. Cosa ha portato la sponsorizzazione? Non porta più i bambini, porta le sponsorizzazioni alla cicogna. Prima cosa. Seconda cosa, anzi, questa è la seconda. La prima cosa, proprio primissima. Indovinate qual è? Devi fare lo stadio di proprietà esclusiva. Esclusiva, quindi solo ed esclusivamente del AC Milan, del Milan. Quindi io sono anche disponibile a stare nelle regole, non sono disponibile però, perché io sono un rivoluzionario, però vuoi stare nelle regole, va bene, però mi devi fare lo stadio e devi iniziare con le sponsorizzazioni. Perché quest'anno per noi milanisti è un anno completamente inutile e completamente un anno perso, perché noi non lotteremo per nulla. Ci sono le prime tre,
poi ci siamo noi, non facciamo le coppe, facciamo tutto un anno per arrivare quarti, che non me ne frega niente perché non ti danno la coppa a quarto posto. Quindi perché mi stai prendendo di Avarà, Sensi, quella gente lì? Quindi per quale motivo un milanista dovrebbe abbonarsi o seguire la squadra? Spiegatemi. Per la maglia sapete che io sono contrario al tifo ignorante. Sono contrario al tifo ignorante. Si tifa sempre, ma bisogna far capire quando non si è contenti. Se no ti viene sempre preso la schiaffa in faccia e basta. Quindi io non sono per niente contento. Se proprio volete uscire dalle coppe, io tutto l'anno continuerò a battere il chiodo, proprio a battere stadio nostro, non con l'Inter, nostro, di proprietà nostra, che anche loro vogliono loro, c'hanno il record di tifosi, già uno da 80.000 gli va stretto a loro, da soli, figurati se lo dobbiamo fare in due, a noi è uguale, perché a noi basta che compri un paio di giocatori, riempi tutto. 2 anni fa con i Giorgiana, ad agosto eravamo 65.000 contro la squadra del Cotolengo lì, che ero anch'io allo stadio. Quindi batterò molto, se usciamo dalle coppe, batterò molto su questo chiodo qua. Fatemi sapere cosa ne pensate, scrivete nei commenti, mettete un like come sempre e iscrivetevi allo Zoccolo Duro, vi dovete iscrivere allo Zoccolo Duro. Nel primo commento vi lascio anche il canale Telegram, dove ci sono dei video speciali e particolari, un po' su di me, un po' sul calcio, un po' anche da ospiti, proprio delle chicche solo per gli iscritti di qualità. E soprattutto chi mi fa domande del canale Telegram, a volte rispondo proprio con un video personalizzato per i miei fan belli, bellissimi, zoccolini tutti quanti. Ciao belli!